e Romina Power. Cominciando, diciamo, Galeotto fu il film Nel Sole. Nel Sole. E le avreste detto che dal film Nel Sole poi questo matrimonio, voi che eravate così giovani, poi sarebbe stato tutto ok come nella vostra canzone? Beh, non è sempre tutto ok, però se a me allora avessero predetto che sarei rimasta sposata più, oltre 20 anni, avrei avuto 4 figli con questo uomo, avrei pensato a un pazzo, un pazzo quello della previsione. Tra l'altro la vostra bambina più piccola è proprio piccola, ha 2 anni, vero mi sembra? Ha quattro anni. Lei sarà un po' figlia di tutti, anche dei suoi fratelli maggiori, perché i fratelli sono a tanti papà e mamma. Ma insomma, soprattutto di papà. E la coppia di papà. È la più attaccata. L'unica che mi sta sempre attaccata ai pantaloni, solitamente stanno attaccate alle gonne. Perché è ancora piccola per capire, per quello. Ah beh, grazie. Sentite, però devo dire che il tema... Come dicevi Fabio? No, al merito suo. Al merito suo. No, dicevo che il tema però amore e matrimonio vi è sempre particolarmente caro, perché anche la vostra ultima canzone parla ancora una volta di amore e matrimonio. Ma non solo quello, tutti i temi in generale sono interessanti perché vanno vissuti, vanno cantati, vanno trattati nella maniera come vanno trattati. Però questo dell'amore in particolare, allora noi abbiamo proprio un pezzetto di... È il motore della vita l'amore, no? Certo. Perché non evidenziarlo. Questo. Allora, guardiamo insieme questo video della vostra canzone. Sì. Vediamolo. Oggi sposi. Guarda caso. Guarda caso. Fino all'ultimo domani, come il primo giorno insieme, sorridendo al dolore, così come si fa sempre amore. Ma è bellissimo vedere un sodalizio nella vita e nello spettacolo così collaudato che resiste negli anni, è splendido. Adesso invece torniamo nell'argomento, diciamo, del vostro lavoro, della vostra professione. Non la sentiamo tutta, peccato. Vabbè, tutta quanta non la possiamo sentire. Col pennello per te scrivo oggi sposi. Ah, bella. Meglio poco che niente. Bella. Mi faccio un applauso! No, per lo fare, come sono bravo, Gesù! No, io stavo scommettendo, vuoi scommettere che io arrivo alla fine e dici no, guarda, te la tagliano prima, ho vinto Romina. No, è bellissimo, bisognava arrivare fino in fondo, sì. Non fa niente, ho vinto. Torniamo adesso però nel campo professionale della canzone, che è il vostro ambiente naturale, no? Nel quale ormai lavorate insieme da anni. Te la sentiresti di accettare una scommessa? Con te? No, con me no. Guarda, una scommessa, diciamo, formulata in questa maniera. Scommettiamo che Albano riesce a fare un duello con una tromba. Ecco. Come un duello? Roberto Coltellacci. E lui? Tromba della nostra, una delle trombe della nostra orchestra. Facciamo una sfida. No, lasciatemi formulare questa scommessa, perché qua già l'orchestra... ci danno quelle, che c'è? Qualche scherzo, sì. Alvaro, l'orchestra fisarmonica che si esatta. Ma c'è uno scherzo? No, un duolo in questo modo. A chi arriva alla nota più alta? Beh, lui... No, non rimani qui, Alvaro. No, tu vuoi stare vicino alla tromba. Mai. Allora, facciamo così. Ci dà il via il maestro Mazza? Sì, propone una nota. Il Albano sta lì con la voce fredda, tutto sommato non ha cantato, non è facile prendere le note pochissime. Dai. Così tutti piano. Cominciare da una nota tenera, da un sol. Da un sol, vai. Tu. Ecco, via la tromba, dentro. Oh! E una è andata. Seconda nota. Allora, si bemolle. Sì. È andata anche la terza. Facciamo un do, via. È l'ultima questa? Il do, l'ultima. Speriamo di farla meglio di te, però. Grazie. Ma so
sono bravissimi tutti e due, se volete andiamo avanti. No, basta, basta. Basta? Grazie Roberto. Quanto abbiamo vinto? Quanto abbiamo vinto? Grazie. Purtroppo su questo duello non abbiamo puntato, ma diciamo scommessa vinta. Si stava appena riscaldando la voce, già te ne vai. Guarda, allora, facciamo un primo tempo adesso. E dopo ci sarà un secondo tempo. In realtà ti abbiamo proposto la scommessa perché sappiamo che tu hai una voce come uno strumento musicale, per cui era da parte nostra, già sapevamo che la cosa Grazie. Era vinta. Però... Grazie. No, scusate, io ho un attimo una curiosità, perché noi abbiamo cantato qui...